Espresso 2018, ci troviamo allo stand della San Marco, un'azienda con quasi un secolo di storia che rappresenta un'eccellenza tutta italiana nel mondo per la produzione di macchine da caffè. Siamo in compagnia di Roberto Nocera, il direttore generale dell'azienda. Buongiorno Roberto. Buongiorno. E con Marco Bonetto, il designer che si è occupato della progettazione di questa macchina che è alle nostre spalle e che si chiama V6. Buongiorno Marco. Buongiorno. E allora cominciamo dal direttore generale, che intanto può indicarci in 180 secondi qual è stato il percorso che vi ha messo nelle condizioni di raggiungere questo traguardo. Una macchina bellissima con delle caratteristiche che ora ci spiegherai. Sì, dunque circa 2 anni fa abbiamo deciso di evolvere la nostra macchina a leva. La San Marco produce macchine per caffè e macinatori da quasi 100 anni, esportandoli in oltre 100 paesi, e siamo internazionalmente riconosciuti leader nel settore delle macchine a leva, per il quale deteniamo tra l'altro il sistema CLASS, che è un acronimo che sta per Controlled Lever Anti-Shock System, che è l'unico sistema ad oggi disponibile per consentire alle macchine a leva di superare le stringenti normative previste dalla comunità europea e dagli States. Quindi noi riusciamo a esportare le nostre macchine anche negli Stati Uniti, oltre che in Europa e nel Far East. Le nostre macchine sono presenti dall'Oceania alla Cina, Europa, America, diciamo un po' pizzico di immodestia, parafrasando Carlo V d'Asburgo, sulle nostre macchine non tramonta mai il sole. Comunque torniamo a bomba sulla V6. La V6 è il progetto, è il frutto di un progetto molto ambizioso che abbiamo iniziato 2 anni fa, nell'attesa di guardare oltre, verso il futuro delle macchine del caffè, cercando non solo dei miglioramenti dal punto di vista meccanico, della sicurezza, estetici, ma anche del consumo abituale. Abbiamo voluto riabilitare, se ce ne fosse stato mai magari bisogno, il rito del caffè, ridandogli quella centralità che merita. Sull'esempio di Gio Ponti, che nel 1950 circa creò la macchina verticale, trasformò la macchina a sviluppo verticale in macchina a sviluppo orizzontale per rendere più fruibile il serving del caffè, noi abbiamo creato una macchina a tutto tondo, all around, fruibile a 360 gradi, per dare la possibilità ai baristi e alla macchina di recuperare quella centralità che noi avevamo in mente all'inizio del progetto. La macchina è stata progettata internamente, interamente nel nostro reparto ricerca e sviluppo, e per la parte design dallo studio Bonetto Design, che poi ci illustrerà i dettagli di questa originalità. La macchina è munita di una caldaia in acciaio 316 o a scelta in rame placcato in oro. Altra caratteristica essenziale: la carrozzeria è composta da acciaio idroformato, una nuova tecnologia per realizzare forme in acciaio, di pezzi in acciaio molto complessi, e vetro temperato. Caratteristica tecnica peculiare, oltre al sistema CLASS che ci vede unici produttori, come dicevo, delle macchine a leva conformi alle normative stringenti, cogenti, internazionali, abbiamo il sistema PID. Il sistema PID è un sistema di controllo elettronico molto sofisticato dell'alimentazione elettrica. Questo dà l'opportunità al barista di intervenire direttamente su un parametro fondamentale, che è la temperatura, per fare la regolazione, il tuning, il settaggio della macchina in funzione dei gusti del luogo dove il caffè viene offerto, viene servito, e in funzione della miscela adoperata. Inoltre
vale anche la pena dire che il vecchio sistema presostoto, oltre a non avere dare queste possibilità al barista, aveva il problema, ha il problema per chi lo usa ancora, di non garantire, di non evitare gli sbalzi di temperatura. Ad ogni sbalzo di temperatura corrisponde una dissipazione di energia non rinnovabile. In quest'ottica diamo un aiuto al barista, ma comproviamo ancora il nostro atteggiamento di azienda eticamente e socialmente responsabile nell'interesse della preservazione delle risorse non rinnovabili. Roberto, allora introduciamo Marco Bonetto, che si è occupato del design. Marco, questa è una macchina bellissima a 360 gradi. Sì, una macchina bellissima, ma è stata anche molto difficile dargli un'estetica, uno stile, proprio per la sua imponenza e per la sua architettura. Noi l'abbiamo approcciata con un concetto di design di carrozzeria automobilistica. Cosa vuol dire? Vuol dire creare delle superfici che corrono, delle morbidezze, ma allo stesso tempo delle muscolarità che diano una forte caratteristica d'immagine. Ma non solo, abbiamo lavorato molto sui dettagli, li abbiamo curati in modo maniacale affinché poi il risultato finale fosse di avere una percezione di alta qualità della macchina. Inoltre, per alleggerire quello che è l'imponenza di questa macchina, abbiamo lavorato su delle trasparenze. Prima fra tutte questa straordinaria finestra dove si può vedere il cuore della macchina, la caldaia, quindi abbiamo nobilitato quello che in genere si nasconde nelle macchine per caffè. E poi una trasparenza dove ci sono le leve e in aggiunta tutta una serie di illuminazioni che corrono e che in qualche modo alleggeriscono quello che è questo volume imponente. Devo dire che è stato un progetto straordinario con un'azienda straordinaria, perché i tecnici San Marco sono stati veramente fantastici e noi ci auguriamo che questa macchina possa essere anche uno stimolo per coloro che poi si troveranno ad allestire, a fare l'arredo del bar, quindi diventerà sicuramente un oggetto centrale dove ci sarà una grande attenzione da parte non solo di chi la utilizzerà, ma anche dei clienti che andranno in questi locali. Sì, perché come potrete notare, l'abbiamo alle nostre spalle, avete avuto modo di vederla abbondantemente negli ultimi minuti, questa macchina può essere messa al centro di un bar in fase di progettazione dell'arredamento, ha ben sei bracci per poter far lavorare due baristi da una parte e dall'altra, è completamente trasparente sui vani laterali, per cui è veramente bella. Io non a caso dicevo a 360 gradi, non c'è un lato nascosto di questa macchina. Certo, esattamente, ma è proprio stata nostra intenzione farlo diventare un oggetto di cui anche il proprietario del locale o il barista stesso ne va orgoglioso, ne va fiero, quindi lo mostra e ne è orgoglioso di possederlo. E allora, Roberto, per chiunque desideri avere maggiori informazioni rispetto a questa macchina, ma anche rispetto a tutti gli altri modelli prodotti dalla San Marco, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per richiedere maggiori informazioni senza alcun impegno? Io consiglierei, piuttosto che scrivere, di consultare il nostro sito web, molto interattivo, dal quale si possono scaricare tutte le informazioni necessarie, anche la posta elettronica, anche i riferimenti dei commerciali ai quali rivolgersi. Vorrei concludere con una pillola. Noi abbiamo voluto non creare una macchina del caffè, ma un meraviglioso oggetto, uno straordinario oggetto che facesse anche un ottimo caffè. Questo è un payoff della nostra Busei. Beh, io devo dire chapeau, complimenti, perché è davvero bellissima. Roberto, grazie. Grazie, grazie, grazie a tutti. Marco, grazie. Grazie, grazie a tutti. E noi continuiamo per mostrarvi le altre novità presentate in questa biennale triestina il 25, 26 e 27 ottobre 2018. Non andate via.